Mi chiamo Erminia e abito in questo quadro. O meglio, la mia anima vive in questa tela, tra il vento, le nubi e l'erba piena di fiori. L'ombrellino mi difende dal calore del sole e mi protegge. Ma ora voglio raccontarvi la mia storia, voglio narrarvi come la mia anima è finita qui in questa tela. Tutto iniziò un giorno in cui magicamente trovai appeso al mio collo un ciondolo. Non ve l'avevo messo io, esso era comparso in maniera misteriosa. Questo ciondolo rappresentava un uomo e una donna che si tenevano per mano. Esso fu profetico perché dopo poco mi innamorai di un uomo e lo sposai. Ed ecco, trascorso qualche anno, un giorno, misteriosamente, al mio collo vidi appeso un ciondolo a forma di fischietto. Dopo poco mi trovai incinta e dal mio ventre uscì Samuele. A 3 anni questo mio bimbo emetteva dei suoni da un piccolo fischietto e io capii che anche questo ciondolo era stato profetico. Passò un po' di tempo e dopo alcuni giorni, un mattino, vidi pendere dal mio collo un piccolo cigno. Esso mi disse: "Io mi specchio nell'acqua e mi vedo bellissimo, sono il re degli uccelli, specchiati anche tu". Io ubbidii e davanti alla superficie riflettente mi parve di essere la donna più bella del mondo. Capii allora che questo ciondolo mi aveva regalato la vanità. Ma ecco, passati alcuni giorni, un dì vidi pendere dal mio collo un piccolo gufo di ferro. Io l'ammirai e non passò molto tempo che la mia testa fu piena di pensieri neri e tristi. Il gufetto mi disse: "Sono l'uccello della notte, porto malinconia e angoscia". Ed ecco, un mattino vidi pendere dal mio collo 2 piccoli pesci. In un battibaleno divenni muta e nessuna parola usciva più dalla mia bocca. Una voce misteriosa mi disse: "Sei diventata come i pesci e non parlerai più". Dopo alcuni mesi, fortunatamente, ripresi la parola. Ed ecco, un mattino vidi pendere dal mio collo una piccola farfalla. Essa mi disse: "Sono la tua anima ed ora lascerò il tuo corpo". Ed ecco, in un battibaleno, il mio spirito uscì dalla mia carne. La mia anima volò allora in questo quadro. E qui ancora vi dimora. Ma il mio corpo si trasformò in una piccola bambola porta gioielli. In alto essa aveva un ombrellino da cui avrebbero dovuto pendere le collane. Io dal quadro con la mia anima ammiravo questa bambola in cui si era trasformato il mio corpo. Ed ecco, sull'ombrellino di questo portagioielli comparvero le 6 collane, quelle 6 collane che misteriosamente si erano messe attorno al mio collo quando ero ancora in vita. Io dalla tela scrutavo quell'oggetto. Esso non aveva un volto, ma emise ugualmente una voce. "Guardami", mi gridò.
Poi proseguì dicendo: guarda su di me la collana con il ciondolo a forma di coppia. Esso magicamente volerà al collo di qualche donna. E in breve questa si sposerà proprio come è successo a te. Questa donna infatti si innamorerà di un uomo e sarà contraccambiata. E in breve i due formeranno una nuova famiglia. E tutto sarà merito del ciondolo a forma di coppia. La bambola porta gioielli riprese a parlare dicendo: successivamente da me penderà la collana con il fischietto. Esso volerà al collo di una signora e in breve essa partorirà un figlio. Essa lo cullerà, lo nutrirà, lo farà crescere. E lo sentirà soffiare in un piccolo fischietto, proprio come è successo a te. Tutto ciò sarà causato dal ciondolo magico. Ed ecco la bambola porta gioie e riprese a parlare e disse: successivamente da me penderà la collana con il ciondolo a forma di cigno. Essa si metterà attorno al collo di una donna che diventerà subito vanitosa. Inizierà a guardarsi allo specchio spesso e con gioia. E crederà di essere la più bella del mondo. E tutto ciò sarà merito del cigno. Ed ecco la bambola porta gioie e proseguì a parlare dicendo: ed ecco da me penderà la catena con il ciondolo a forma di gufo. Essa volerà magicamente al collo di una donna. Ed ella inizierà ad avere pensieri angoscianti e tristi. Sarà inquieta e depressa. E sarà il ciondolo l'artefice di tutto ciò. La bambola porta gioie e poi proseguì: successivamente da me penderà una catena con un ciondolo doppio a forma di pesci. Essa volerà al collo di una donna e questa diverrà muta. Non parlerà per mesi e mesi. E sarà taciturna. Il ciondolo non sbaglierà e causerà tutto questo. La bambola proseguì e disse: in seguito da me penderà una catena con un ciondolo a forma di farfalla. La donna sul cui collo tale catena volerà morirà. La sua anima si separerà dal corpo. Lo spirito di vita abbandonerà la carne. E tutto sarà merito del ciondolo a forma di farfalla. Ed ecco, il corpo di questa donna si trasformerà in un'altra bambola portagioie. Da essa penderanno le sei catene. Magicamente voleranno al collo di sei donne e riprodurranno i loro effetti. E così una donna si sposerà, un'altra avrà un figlio, un'altra sarà vanitosa, un'altra ancora avrà pensieri tristi e un'altra diverrà muta. Ma l'ultima morirà, il suo corpo si trasformerà in una nuova bambola porta gioielli e la sua anima volerà in un quadro. E così questa catena procederà all'infinito.
Guarda le anime delle donne che hanno indossato il ciondolo a forma di farfalla. Esse abitano tutte in questa tela. Vestono abiti scuri e anche i loro ombrelli sono scuri. E qui da questo quadro, anche se sorridono, in realtà chiedono aiuto. Chiedono che qualcuno faccia uscire le loro anime dalla tela. Ma il loro grido cade nel vuoto ed esse implorano invano. Esse sono le donne con l'ombrellino e celano il loro mistero. Ora io, Erminia, però ve l'ho svelato. E ho lanciato un appello al mondo intero. Qualcuno potrà far uscire queste donne dalla prigione del quadro?